Ciao a tutti, benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi ci occuperemo finalmente dei più piccoli. Eh sì, perché guardando il calendario mi sono accorta che tra meno di 10 giorni è la festa del papà e noi ancora non abbiamo organizzato nulla per festeggiare degnamente il nostro papà. Quindi è giunto il momento di mettere all'opera le nostre manine per creare qualcosa di bello, utile e divertente per il nostro papuccio. Avevo pensato di farvi preparare un porta post-it che possa servire a papà quando deve prendere un numero di telefono e non c'è mai quel bigliettino che serve al momento giusto. Vediamo quindi cosa ci serve per realizzarlo. Allora, occorrente per il nostro porta bigliettini sono, per farci il colore da noi, la Vinavil e i pigmenti. Io ho scelto il blu oltremare e il bianco, ma se non volete, intanto vi metto il link, proprio cliccando qui troverete il link di come farvi gli acrilici nel video apposito. Poi, se non vorrete perdere questo tempo nel farveli ma vorrete comprarveli già fatti, quello che vi consiglio sicuramente all'uso professionale è il Polycolor, scusate se è tutto sporco ma io lo adopero abitualmente ed è uno dei migliori acrilici. Se no, come alternativa valida ma non costosa, costa quasi la metà di questo, costa sui 3 euro, l'acrylic paint della Color Hobby. È un buonissimo acrilico che trovate anche dai fornitori per la scuola, quindi di facilissima reperibilità. Questi invece li troverete nei negozi di belle arti, di artistica e di restauro. Allora, quindi gli acrilici blu e bianchi, poi 9 mollette da bucato in legno che dovremo dividere a metà e buttare il gancetto in ferro, perché per questo lavoro non ci servirà. Quindi ci occorrono 4 bicchieri di plastica, su 2 dei quali metteremo un blu della tonalità che desideriamo e un bianco, l'altro lo riempiremo di acqua e un terzo lo terremo vuoto e un quarto, scusate, lo terremo vuoto per stemperare il colore qualora lo volessimo più chiaro o più scuro. Quindi la decorazione dei nostri post-it, delle conchiglie. Io ho comprato queste conchiglie in quei negozietti che vendono tutta 1 euro. E ho trovato queste bellissime conchiglie che in realtà a 1 euro non sono state. Ah, tutto il cestino è costato 2,50 euro. Faccio vedere tutto per farvi vedere quanti pezzi anche carinissimi ci sono dentro. Penso che questo, per esempio, lo userò per fare il nostro post-it. Per fare il nostro porta post-it. E quindi conchiglie varie che potrete prendere anche voi a mare, non c'è bisogno di comprarle. Io per comodità ho fatto così. Per assemblare i pezzi delle mollette di legno basterà anche la semplice Vinavil, ma siccome io voglio farlo, voglio fare il work in progress con voi, userò un attacca tutto, che è una colla che ha una presa molto rapida, ma non è adatta per i bambini perché a base di acetone è molto simile all'attac, quindi non è adatta ai bambini, come non è adatta ma anche molto utile una pistola a caldo per assemblare i pezzi. Quindi se questo lavoro di assemblaggio lo fanno le mamme, possono usare o l'attacca tutto o una pistola a caldo. Se invece lo lasciamo fare ai piccoli, consiglio vivamente solo ed esclusivamente la Vinavil, di qualunque marca, non importa. Io, avendo preparato i colori, tolgo tutto quello che non ci serve, ma che avevo messo solamente per farvi vedere. Quindi, come vedete, ok, liberiamo il nostro piano di lavoro. Io qui ho il mio bel colore blu oltremare, vi lascio una bella striscia qui, e il mio bel colore bianco e una bella striscia qui. Il bianco l'ho fatto più diluito perché mi serve a mo' di schizzo. Ora dobbiamo fare, ci servono 9 mollette da dividere, togliamo un pezzo, quindi di 9 mollette ci serviranno tutte meno una metà che butteremo via. Allora ne prenderemo una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e le andremo ad assemblare insieme formando una sorta di base. Scusate, una sorta di base. Come vanno assemblate? Vanno assemblate una a testa in su e una a testa in giù. Questo sarà proprio la base, la forma del nostro porta post-it. Apriamo la colla e cominciamo a incollarle. Mettiamo un po' di colla, io ne metto proprio poca perché la colla sapete, spero, che si mette solo da una parte e non da entrambe le parti, e che se ne mette poca, meno se ne mette più incolla. Infatti abbondare di colla è sempre un grosso errore, vedete?
E così proseguiamo assemblando tutto il nostro portaposti. Vedete, è proprio semplice, non... anche i bimbi con la Vinavil lo faranno con estrema facilità. Certo, la Vinavil ha bisogno di tempi di posa più lunghi. Di conseguenza dovrete stare attenti a non muovere i pezzi in fase di asciugatura. Allora, appoggiamo. Olè! E questo è pronto. Lasciamolo asciugare. Proseguiamo con gli altri pezzi che ci servono. Sistemiamo benissimo i margini in modo che formino un quadrato o un simil quadrato quasi perfetto. E prendiamo sei pezzi che dovremo mettere. Allora, due. In questo modo, testa a testa, coda a coda e assemblarli insieme. Quindi, e questi invece faremo un testa testa, anzi un testa coda, testa coda. Quindi prendiamo altre tre mezze mollette. E qui le mettiamo in questo modo, alternandole con le pieghe testa, coda, testa. Incolliamo. A questo punto avremo una base fatta di 8 pezzi, testa, coda, testa, coda, testa, coda, testa, coda. Due segmenti fatti da due pezzi, testa, testa, coda, coda, che mettiamo qui. Un segmento fatto testa coda e un segmento da 3 testa coda testa. Siamo? A questo punto girate la base e incollate i due laterali testa testa da una parte, scendendo un pochino. Uno e due, lasciando un pochino di spazio qui. Incollate le pieghe, la parte più movimentata della molletta, verso l'interno. Idem con quest'ultimo pezzo che metteremo qui. Olè. Benissimo. Ci siamo. A questo punto, controllando che i margini siano perfetti tutto attorno, sui punti. Ok, qui possiamo anche abbondare di colla, mettiamo la colla tutto sul bordino, quindi poggiamo l'ultimo pezzo ed ecco già la struttura del nostro portapostit. Facciamo asciugare e proseguiamo quindi alla pittura. Prendiamo il nostro bel blu oltremare. E dolcemente spennelliamoci sopra. Ecco, a questo punto, con un pennellino sporco di bianco, dalle setole un pochettino più rigide, simuliamo gli schizzi del mare. Così. Io lo metto sempre quando ancora il colore non è del tutto asciutto, in modo che si uniformi in maniera naturale e aspettiamo che si asciughi. Arrivati a questo punto, non ci rimane, la scatoletta sarà quasi tutta asciutta, non ci rimane che scegliere le nostre conchiglie e assemblarle nella maniera che ci pare più bella. Quindi io metterò un bel giro di colla dietro questa stella marina. Qui andrò ad abbondare proprio perché mi serve che sia bella stabile. Poi metterò un bel bollone di colla pure qui e ci poggerò questa. Per riempire ne metterò anche una di forma un po' diversa qui al centro. Benissimo, a questo punto il nostro post-it è completo, non ci rimane altro che inserire i nostri bimbi
bigliettini e magari sul primo scrivere una frasetta carina per il nostro papà. Eccolo qui in tutto il suo splendore. Io l'ho lasciato così opaco perché lo preferisco in questa maniera, ma se a voi piace lucido basterà spruzzare uno strato di vernice spray, quella che si trova comunemente nelle ferramenta. Bene, ci vediamo per la conclusione del video allora. Eccoci qui. Non è carina l'idea del portapost-it? Sicuramente utile e gradevole da vedere. Ho pensato agli elementi del mare perché sono quelli che mi vengono in mente quando penso a mio padre. Ma voi potete metterci sopra qualunque cosa rievochi la figura del vostro papino. Quindi, care mammine, abbiate pazienza, aiutate i vostri piccolini a fare questo piccolo pensierino per il loro papà. Vi metto qua sotto nel box informazione l'indirizzo del mio blog e della mia pagina Facebook, dove potrete anche trovare tante altre idee divertenti per passare il tempo in maniera creativa e artistica. D'arte per te, da ombretta è tutto, arrivederci!